Buonasera, l'Ischia riposa, però è l'occasione questa per fare un po' il punto della situazione per la squadra dai colori giallo-blu, la prima squadra dell'isola, la squadra che ha tantissimi tifosi. Il Forio gioca, perde e novità dell'ultima ora della giornata di ieri, l'esonero di mister Iervolino. Al suo posto arriva Carlo Sanchez. Per quanto riguarda i campionati di promozione di calcio a 5, da oggi abbiamo aperto una finestra con a bordo campo l'anteprima del lunedì alle 18. Quindi per tutti gli amanti di queste squadre, di queste categorie, Tele Ischia ha aperto proprio il lunedì, il giorno dopo le gare, l'opportunità per seguire commenti e impressioni con il nostro Giuseppe Migliaccio. Vado a presentare adesso gli ospiti della serata. Inizio da Giovanni Sasso dell'Ischia Calcio, memoria storica del calcio isolano, oggi responsabile della comunicazione dell'Ischia, dirigente o addetto stampa? Penso responsabile buonasera innanzitutto, semplicemente addetto stampa. Ma semplicemente mi sembra riduttivo, il tuo ruolo penso possa essere considerato molto più ampio per la conoscenza e soprattutto per l'amore che hai per questa squadra. Grazie per essere con noi Giovanni, con noi Giuseppe Buono, Giuseppe Migliaccio, tra poco anche Vito Manna, il direttore sportivo del Real Forio, che ci racconterà appunto di queste ultime ore particolarmente interessanti e anche decisive per la sorte sia del Forio sia del suo allenatore che lascia, è stato esonerato Iervolino, sia per Carlo Sanchez che subentra. Tra poco anche Gianluca Verna con noi. Allora, iniziamo subito con l'Ischia. Ti chiedo, Giovanni, momento di riposo, una settimana che è servita anche un po' a recuperare qualche acciaccato? Beh, recuperare qualche acciaccato un po' presto, perché in vista della partita di domenica prossima a Palma Campania contro il San Marzano ci saranno sicuramente delle defezioni, quindi recuperare qualche giocatore che magari aveva tanto minutaggio per consentirgli di scaricare un po' di tossine, però qualche giocatore sicuramente non farà parte della trasferta. La trasferta per problemi di fisici? Sì, sicuramente. Quali sono a rischio? Speriamo che recuperino. Talamo, dopo l'infortunio dell'altra domenica, un recupero sarebbe a dir poco miracoloso. Non credo che nemmeno possa farcela Patalano, ma queste sono questioni che si discuteranno in settimana, domani alla ripresa degli allenamenti. Il lungo deggente Castagna come sta? Castagna sta pian piano riprendendo confidenza con il pallone, è rientrato in gruppo dalla scorsa settimana, è chiaro che davanti a lui ha un programma di recupero completo che spero che nel giro di un paio di settimane gli possa consentire di rientrare a pieno regime nel gruppo. Ci saranno anche delle assenze per squalifica, mi sembra. Sì, era la squalifica di Baldassi, che aveva raggiunto la quinta ammonizione l'altra domenica. Giuseppe, un commento su quest'Ischia che si riposa, ma soprattutto su quest'Ischia che quando gioca ci fa divertire. È un momento importante per l'Ischia, un momento per fare il punto della situazione, un momento per recuperare le energie, per preparare al meglio la partita contro il San Marzano, che comunque non vive un momento particolarmente positivo in questo 2024, quindi una sfida importante, però un'Ischia che ci può arrivare con queste assenze, Talamo, Baldassi, anche se non mi sbaglio lo stesso Ballirano espulso nell'ultima partita, quindi che comunque potranno influire sulla gara, che è molto importante per quell'obiettivo salvezza e anche comunque per continuare a credere anche nel sogno playoff. Io penso che quando parliamo di giocatori dell'Ischia tutti hanno dato un grande contributo, anche quelli un po' criticati. Io penso che un Talamo, che ha giocato un campionato davvero di grande dignità e di grande sostanza, anche se non di tantissimi gol, nel momento in cui sarà assente lo sentiremo, e lo sentiremo tanto. Giuseppe, tu che pensi?
Sì, sono completamente d'accordo, anche vedendo l'ultima partita è stato lui che ha creato l'occasione per far segnare Quirino. È un giocatore che combatte e poi tra l'altro l'Ischia non ha un vero e proprio sostituto di Talamo, quindi adesso vedremo anche, poi con l'assenza di Baldassi sabato, vedremo anche chi giocherà lì davanti, perché ok, Quirino sta giocando lì davanti, ma lui non è una vera e propria punta, si sta comportando bene, ha segnato anche la partita precedente, ma sempre con un grande lavoro sia di Talamo che di Baldassi. Senza loro due la partita sicuramente lì con il San Marzano, che è una grandissima, è un'ottima squadra, saranno tante tante difficoltà. Giovanni, è una squadra rischia che gioca bene, però per segnare, per produrre, per raccogliere deve seminare tantissimo, perché è una squadra che ha bisogno di stare vicino alla porta, di provarci e di riprovarci. Un po' questo è il grande limite, ma anche il grande pregio di questa squadra. Sì, l'ha sottolineato mister Buonocore nel corso delle tante conferenze stampa pre-partita, ma soprattutto per i post-partita, quando specialmente nelle circostanze in cui la squadra ha prodotto tanto e non è riuscita a finalizzare. Sono parecchie le partite in cui al 91esimo c'è stato un pizzico di rammarico, però penso che per come la squadra si esprima, sicuramente per il potenziale che ha, sta facendo più che bene. È naturale che poi per avere, diciamo, tornare al discorso che facevi tu, per avere una squadra che segna tanti gol, bisogna avere anche, diciamo, tanta polvere da sparo, bisogna avere tanto potenziale di fuoco. L'Ischia c'è il giusto potenziale di fuoco per la categoria. Ci sono squadre che, senza andare troppo lontano nella classifica, hanno investito in maniera esponenziale, però nella classifica cannonieri si ritrovano indietro e anche molto a Baldassi, che per esempio in questo girone, cioè è vero che ha segnato tanto anche l'anno scorso, però non è certamente un centravanti di area di rigore, che ha segnato molto di più i calciatori ben più sulla carta affermati. Vabbè, Baldassi dovrebbe fare il lavoro di rifinitura, di scardinare le difese, ci mette pure qualche palla gol e qualche gol e completa, diciamo, il suo bagaglio tecnico. Ma senza Baldassi chi avremo, secondo te, Giuseppe? Sbilanciati. Allora, in questo periodo mi sta piacendo molto Simone Di Meglio, mi sta piacendo anche Quirino, comunque un giocatore che si stanno comportando molto bene entrambi. Ovviamente sostituire Baldassi non è facile, perché è un giocatore che cambia passo della squadra, crea le situazioni offensive, il lavoro offensivo dell'Ischia passa 90% sulla fascia sinistra, quindi sulla fascia appunto del 10, però ecco, è anche una prova per l'Ischia per non essere Baldassi dipendente, ecco, diciamo una critica, chiamiamola così, che era stata mossa l'anno scorso all'Ischia quando c'era Simonetti. Un'Ischia forse in alcuni casi un po' troppo Simonetti dipendente, ecco. Sarà una prova importante anche per l'Ischia per far capire che anche quando non c'è il giocatore, uno dei giocatori più importanti a livello offensivo, che può creare le occasioni più pericolose, comunque la squadra gioca e gioca bene e si rende altrettanto pericolosa. Tra poco andiamo a vederci un poco il cammino dell'Ischia, i gol. Abbiamo già qualcuno che ci scrive, Giancarlo Lauro, saluti a Giovanni Sasso, poi abbiamo il saluto di Marco Antonio Manzi e poi Bernardo Di Meglio. Vorrei chiedere se è sicuro al 100% che il terreno di gioco del Mazzella diventerà sintetico. Giovanni, la domanda a te. La risposta scontata, per il tipo di progetto che è stato fatto, per il tipo di finanziamento che è stato fatto, è obbligatorio che debba essere in erba artificiale per la caratteristica di efficientamento secondo le nuove norme, quindi recupero delle acque piovane, insomma,
è tutto collegato, quindi il finanziamento è proprio propedeutico all'installazione dell'erba artificiale, quindi non ci potranno essere ripensamenti né alternative. Vabbè, io ti faccio una domanda un po' più cattiva. Secondo te da quando giocheremo sul campo sintetico? Essendo diciamo, tutto sotto controllo da parte della città metropolitana, essendo il comune di Ischia quasi obbligato a rispettare le tempistiche, dovrebbe essere i lavori dovrebbero cominciare appena finisce il campionato. Io mi auguro che si inizi subito col terreno di gioco e per poi proseguire alle altre opere per l'ammaloramento del cemento armato e tanti piccoli lavori che serviranno per tu parlavi del efficiente. Cemento armato delle tribune, logicamente. Sì, delle tribune. Michele Califano, l'ingegnere, nelle scorse settimane è stato piuttosto chiaro. Io so che lui ha dato un occhio molto, molto attento, molto tecnico a quelle che sono le problematiche dello stadio, problematiche che sono sotto gli occhi di tutti da qualche anno, che hanno comportato anche qualche rischio, hanno fatto rischiare effettivamente di precludere la possibilità ai tifosi di giocare qualche partita interna nella scorsa stagione. Il problema è stato risolto in maniera rapida e brillante dal comune, ma era comunque un palliativo perché lo stadio Mazzella ha bisogno di interventi anche piuttosto urgenti perché non si possono sicuramente procrastinare. Abbiamo un messaggio di Dario Mazzella che appunto quando inizieranno i lavori del Mazzella ci ha risposto Giovanni Sasso, poi il saluto anche di Ivano Buondonno. Noi adesso andiamo un attimo in pubblicità, poi torneremo, vedremo il bellissimo cammino dell'Ischia, parleremo un poco del mercato che ha svolto l'Ischia, ma chiederemo anche a Giovanni Sasso prospettive future per quanto riguarda la società. Chi vuole scrivere può scrivere, i nostri ospiti risponderanno. Pubblicità. Coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, um doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Centro Diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine, una struttura medica all'avanguardia per la salute degli isolani. Ecorad ti offre tecnologie di ultima generazione per diagnosi sempre più approfondite e precise. Per i nostri pazienti abbiamo scelto la modernissima Magnetum Sempra Magnete, l'ultimo software di risonanza magnetica ad alto campo da 1,5 Tesla, ideale per analisi del cranio, colonna vertebrale, dello scheletro, dell'addome superiore ed inferiore, particolarmente indicato per diagnosi della mammella e la prostata. Una macchina fondamentale per la prevenzione delle malattie. La nuova MOC Primus per l'osteoporosi e la nuova TAC Siemens Somaton. Ecorad è centro specializzato per mammografia. Siamo in Rione Genala 16 a Forio. Telefono 081 99 71 82. Ecorad, medicina di ultima generazione per la salute degli isolani. Le delizie senza glutine, per non farti mancare nulla anche nei tuoi giorni più belli. Il nostro è un laboratorio artigianale per la realizzazione solo di prodotti senza glutine. Produciamo prodotti freschi sia dolci che salati, pane, pizzette, cornetti, sfogliatelle, torte e tanto altro ancora. Basta scelta di prodotti confezionati. Convenzionato ASL, acquista da noi con il tuo buono mensile. Per info e prenotazioni 380-2625-874. Siamo a Panza, Forio, alle spalle della Chiesa di San Leonardo. Le delizie senza glutine, perché ogni giorno è un giorno speciale. Trattati da re, ora puoi. Il Jolly Re Ferdinando apre la spa a tutti gli isolani. Perché accontentarsi di meno? Relax, benessere e bellezza. La cura del corpo, oltre ogni aspettativa. Una spa dedicata a te di ben 2000 metri quadrati a prezzi eccezionali. Jolly Re Ferdinando Spa. Trattati da re. Futura. Il suo nome è tutto quello.
Ma non fermarti, voglio ancora baciarti. Chiudi i tuoi occhi, non voltarti indietro. Qui tutto il mondo sembra fatto di vetro e sta cadendo a pezzi come un vecchio presepe. Di più. Torniamo in studio, ci giunge il saluto di Gennaro Iacono, un ciao penso rivolto a noi ma soprattutto al nostro Giovanni Sasso. Noi abbiamo preparato una clip per rivederci il bel cammino dell'Ischia, tanti gol, tante belle giocate, davvero un Ischia che ha fatto divertire i tifosi ma anche coloro che non sono dei veri tifosi ma che amano il bel calcio. La clip. Attacca l'Ischia. Trofa al limite dell'area, scambia con Baldassi, va alla conclusione, la palla è buona per Patalano, il tiro alla rete, l'Ischia in vantaggio. Alessandro Patalano. Arcamone verso Patalano al cross morbido. Il pareggio dell'Ischia Calcio con il gol di Giuseppe Maiorano. Tutto pronto. Fischia il direttore di gara, Patalano, col destro, tiro centrale, botta secca. Ancora Baldassi che accelera, poi va dentro, elude la difesa di Piras e poi prova a rientrare sul destro, scarica per Damiano e c'è l'intervento decisivo di Loie e poi la sassata di Giacomarro ed è 2-2. Parte Talamo! Pareggio dell'Ischia! Non si può dire lo stesso, almeno non totalmente, per quello che riguarda la Cavese. Intanto anche a Franco Padova e Talamo! La doppietta del numero 7 e l'Ischia si porta in vantaggio. Vediamo questa azione dell'Ischia con Buono che innesca Damiano. Damiano fa fuori Maiorano e mette in rete. Passa in vantaggio l'Ischia! Quindi Talamo mette in movimento Baldassi, da Baldassi a Florio, si distende l'Ischia, da Florio dentro per Patalano, Patalano è solo davanti al portiere e arriva il raddoppio dell'Ischia con Alessandro Patalano, altra azione in velocità della squadra gialloblu. Pallone davanti per Baldassi, Baldassi fa fuori Fares, di sinistro di Baldassi e l'Ischia si presenta così nel secondo tempo. Il pallone ancora Buono per Patalano, dentro per Talamo, la posizione è regolare e arriva il gol del 4-0 firmato da Nicola Talamo. Baldassi per il vantaggio, si presenta Pinto che non sbaglia e porta il risultato sull'1-1. La rincorsa di Maiorano, golazzo del 4, la sinfonia del direttore d'orchestra, lui che può riportare in vantaggio l'Ischia. Valerio La Hoja, Baldassi per il vantaggio dell'Ischia Calcio. Ancora Giacomarro, vediamo se carica il destro, arriva il pareggio dell'Ischia con un super super gol di Giacomarro. Parte il cross di Baldassi sul primo palo, arriva la deviazione vincente da parte dell'Ischia. Il traversone nel cuore dell'area, e sempre lui, e sempre Valerio La Hoja, Baldassi che corre sotto il mazzella perché l'Ischia quasi al 90° trova il pareggio. Cross dell'Ischia in mezzo verso Talamo, finisce giù, poi l'Ischia e va il gol, l'Ischia con un rimpallo, Ischia in vantaggio. Per la formazione ospite con il numero all'interno dell'area di rigore esce il portiere, il gol. La rincorsa del numero 10 Baldassi, rete, 2-1 dell'Ischia.
tanto di portare l'Ischia in vantaggio. Valerio La Foglia, Baldassi, Giacomarro, Morbido, Dario Giacomarro con la traiettoria improvvisa. Poi crossa nel cuore dell'area, il pallone allontanato, Baldassi controlla, calcio, deviazione di Valerio La Foglia, Baldassi. Rilancio profondo per Baldassi, che controllo, Valerio Baldassi solo davanti al portiere, il pareggio dell'Ischia, ma che giocata ha fatto Valerio Baldassi. A battere Baldassi per il colpo di testa del capitano Filippo Florio. Ben messa in campo la difesa della Cavese, il pallone arriva a Baldassi, la palla per Arcamone, il pareggio dell'Ischia, ha segnato Matteo Arcamone. Che prova a passare, ci riesce, scivolata, arretrato Luca Quirino, il vantaggio dell'Ischia Calcio con la giocatona di Nicola Talamo. Siamo anche nell'ottavo Baldassi, minuto. Florio, infatti Giacomarro per il vantaggio dell'Ischia Calcio. E abbiamo visto i gol dell'Ischia, davvero un bel vedere di una squadra che ci ha divertito tanto finora e lo farà sicuramente fino in fondo. Chiedo al nostro Gianluca Verna se è collegato con noi, così può intervenire nella discussione. Ciao Gianluca, ci sei? Ci sei Gianluca, mi senti? Non mi sente Gianluca Verna, quindi torniamo noi a commentare il bel cammino dell'Ischia. Giuseppe, grandi emozioni, una squadra che ci ha divertito tanto, giocatori da mettere sugli scudi un po' tutti, oppure c'è qualcuno che merita qualche citazione? Allora, sono preferenze soggettive, ovviamente tutti quanti sanno che il soprannome che io do a Baldassi, comunque un giocatore che a me piace tanto, molto, ma come anche lo stesso Giacomarro, come lo stesso Talamo, ma come tutti in sé, l'Ischia è una squadra veramente molto bella da vedere, da commentare. Quello che poi risalta sempre agli occhi, è sempre bello sottolineare, il fatto che la maggior parte dei gol dell'Ischia arrivano negli ultimi minuti di gara, che confermano la motivazione, la voglia, la fame, ma soprattutto la bravura, la forza sia fisica che psicologica della squadra di mister Buonocore, una squadra che non molla mai. L'ultimo gol al 97esimo che conferma quello che sto dicendo, una squadra che fino a quando l'arbitro non fischia per tre volte cerca di trovare i tre punti, cerca di trovare la vittoria. Giovanni, abbiamo visto l'Ischia, i gol, i momenti belli, i momenti di gioia, c'è stato un periodo un poco più in cui l'Ischia ha sofferto? Indubbiamente le prime partite di campionato si è sofferto, perché la squadra, anche se si vedeva che si esprimeva un determinato tipo di gioco, non arrivavano i risultati, però il gruppo è sempre rimasto tranquillo, l'allenatore ha continuato a trasmettere le sue ideologie, alla fine poi i risultati sono arrivati. Non dimentichiamo i tanti infortuni che si sono avuti nella fase di ritiro, le 3 settimane lontano dall'isola purtroppo sono state abbastanza sfortunate. La squadra, quando è tornata a Ischia, ha realmente iniziato un lavoro di gruppo, e dopo la partita di Coppa Italia con la Nocerina lì a San Francesco, dove nonostante il risultato e tante assenze rimasi particolarmente colpito dallo spirito e dalla voglia dei ragazzi, quella prima impressione poi è stata quella che me la sono portata per tutto il campionato, una squadra solida, una squadra che si diverte, composta da un gruppo veramente eccezionale. Io penso che Buonocore, il direttore sportivo Mario Lubrano, Pino Tagliaratela abbiano fatto un lavoro eccezionale, perché
in effetti, oltre a essere un gruppo di ottimi giocatori, posso ben dirlo, un gruppo veramente formato da persone serie, appassionate, ragazzi che si vogliono veramente bene. E quando c'è il gruppo, indipendentemente dalla disciplina sportiva che fai, quando, nei momenti, soprattutto nei momenti difficili, la squadra si cementa, il gruppo è quello che viene fuori, e la fortuna, un grande gruppo è la fortuna di una società. Sono d'accordo con te, un buon gruppo, ottimo gruppo di uomini, buon gruppo di calciatori, secondo me anche di ottimi calciatori che possono giocarsi sempre delle opportunità in più rispetto a una semplice squadra. Giuseppe, andiamo a vedere un poco com'è cambiata la classifica, nel senso, non la classifica, la squadra durante il mercato invernale. Sì, mo vediamo, la vediamo tra pochissimo, la schermata, eccola qui. Allora, Giuseppe, leggi tu un poco i cambi, acquisti e svincoli dell'Ischia, in modo tale che possiamo avere anche contezza di come è cambiata la squadra. Allora, gli acquisti generali: Baldassi, Castagna, Talamo, Quirino, Longo, Bisogno, Maiorano, Montori, Giacomarro, Di Meglio, Vivace, Montanino, Sarracino e De Francesco. Invece gli svincoli: Di Simone, Padin, Brienza, Simonetti, Damiano, Matute, Pinto, Chicco, Arcamone, Scorza, Di Costanzo e Scalzone. Effetti, un'Ischia che cambia molto, probabilmente è riuscita anche a sopperire a assenze importanti, perché io reputo Padin, Simonetti, Brienza, Matute, giocatori di un certo livello che hanno dato davvero un bel contributo all'Ischia, però sono arrivati dei sostituti che non sono sostituti, ma sono giocatori di valore che hanno dato il loro contributo. Certamente qualcuno di questo sarebbe potuto servire anche quest'anno, però guardando oggi l'Ischia, secondo te come ha operato? Guardando oggi non si può dire nient'altro che complimenti al direttore sportivo Mario Lubrano, perché se posso rivedere la schermata, chiedo questo favore alla regia, grazie mille, giocatori come Padin, Simonetti, Matute, stiamo parlando di tre giocatori che l'anno scorso sono stati importantissimi, Chicco Arcamone, Di Costanzo, anch'essi, Brienza. Prendere poi dopo dei giocatori come Baldassi, Talamo, Maiorano, Giacomarro, che sono dei giocatori per la Serie D importanti, ma non sono i giocatori, potremmo dire, più importanti a quel livello, ecco. Come Padin nel campionato di eccellenza è uno degli attaccanti più forti, anche quest'anno benissimo con la Sarnese, però probabilmente avrebbero avuto delle difficoltà nel campionato di Serie D, e là ci sta la bravura del direttore sportivo, che capisce il cambio di categoria, capisce le squadre che ci sono in quel determinato girone, e allora le mosse, che sono delle mosse studiate per quel tipo di gioco, per il progetto, non si punta al nome ma si punta alla funzionalità del giocatore in quel determinato ambito. Perché prendere il giocatore solamente per il nome è inutile, perché poi dopo non riuscirebbe ad aiutarsi nel progetto. Invece prendere un giocatore come Baldassi, Talamo, poi anche lo stesso Vivace, tenendo conto di avere un secondo portiere che però all'occorrenza può diventare un primo portiere senza alcun problema, e ne abbiamo avuto la dimostrazione, Montanino, andare a valutare anche sulle seconde linee, Montanino, De Francesco, Sarracino, Aniceto, tutti questi giovani under che anche nella partita con il Budone hanno confermato di essere molto molto importanti alla causa. Che in effetti possiamo dire una squadra che si è rinnovata migliorando. Probabilmente per una questione di affetto, di qualità, di pedigree, avremmo voluto vedere un altro anno Brienza, ischitano Doc, che ha calcato i campi di Serie A ma da protagonista, non
da comparsa. Ci avete provato, Giovanni? Beh, la società ci ha provato sicuramente, però Franco ha fatto una scelta. Io in queste passeggiate estive che facevo per Campagnano, quando andavo a trovare mia madre, lui abita praticamente a poca distanza, un paio di volte l'ho incrociato, e è stato piuttosto categorico, quindi almeno personalmente non ho insistito più di tanto. Vabbè, ma più che gli acciacchi, poi è anche un fatto di un giocatore per giocare a questi livelli, perché è vero che è un campionato interregionale, è sempre un campionato nazionale, le aspette sono lunghe. Quindi gli allenamenti vanno fatti con una certa continuità. Gli allenamenti di buono cuore, sì, diciamo che lui già lo conosceva, quindi l'avendo fatto, avendo giocato con l'Ischia nello scorso campionato, quindi le aspette un poco più lunghe, si mette tutto nel calderone, si fanno certe valutazioni e Franco ha fatto la sua e va bene così. Ci giunge un messaggio di Bernardo Di Meglio: qui sull'isola abbiamo giocatori isolani forti che devono essere valorizzati, come sta facendo l'Ischia. Per me la forza dell'Ischia sono gli isolani, compreso il mister. Giuseppe, che pensi? Sono d'accordo anche perché gli under stanno comunque facendo la differenza qui a Ischia. Vediamo giocatori come Padalano, Matteo Arcamone, soprattutto Padalano, che comunque sta andando in gol, ed è importantissimo avere dei giocatori under, che non sembrano under, che tra l'altro sono anche del posto, si abbassano totalmente le spese e altro. E poi si vede un allenatore che è completamente attaccato ai colori della maglia, che fa la differenza. Se diciamo che gli under dell'Ischia sono quelli che stanno giocando forse meglio di tutti gli altri under, almeno lo stanno facendo da protagonisti in una squadra che gioca bene, danno il loro contributo, non sentiamo appunto l'handicap dell'under. Sei d'accordo con me, Giovanni? Sì, il processo di crescita di Padalano, di Ballirano, ma dello stesso Arcamone, che però non ci dimentichiamo, 3 anni fa ha vinto il campionato juniores, quindi si è messo in luce con la maglia delle giovanili e adesso sta completando la sua maturazione. Simone Di Meglio, anche se non ha giocato a Ischia negli ultimi anni, già lo conoscevamo, sapevamo che cosa potesse dare in mezzo al campo. Poi ci sono altri ragazzi che naturalmente c'è il ritorno di qualche ischitano che, anche se non più under come Montanino, in questo campionato potranno dare sicuramente il loro contributo. Gli under sono determinanti in Serie D, quest'anno ce ne sono 4, l'anno prossimo ce ne saranno 3, però ciò non significa che se ci saranno ragazzi all'altezza, Buonocore sicuramente li farà giocare, perché indipendentemente dall'età, se un giocatore vale, con un allenatore come Buonocore gioca sempre. Ok, allora chiedo alla regia di andare in pubblicità. Abbiamo con noi Vito Manna, gli permettiamo di sedersi con noi. Abbiamo tanto da chiedere a Vito e quindi ci fa piacere che ci ha raggiunto. Centro Diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine, una struttura medica all'avanguardia per la salute degli isolani. Ecorad ti offre tecnologie di ultima generazione per diagnosi sempre più approfondite e precise. Per i nostri pazienti abbiamo scelto la modernissima Magnetum Sempre Magnete, l'ultimo software di risonanza magnetica ad alto campo da 1,5 Tesla, ideale per analisi del cranio, colonna vertebrale, dello scheletro, dell'addome superiore ed inferiore, particolarmente indicato per diagnosi della mammella e la prostata. Una macchina fondamentale per la prevenzione delle malattie. La nuova MOC Primus per l'osteoporosi e la nuova TAC Siemens Somaton. Ecorad è centro specializzato per mammografia. Siamo in Rione Genala 16 a Forio. Telefono 081 99 71 82. Ecorad, medicina di ultima generazione per la salute degli isolani.
Ischia, il mare, le terme, la natura. Ad Ischia, nel centro, a due passi dal porto e dal mare, l'hotel Re Ferdinando 4 Stelle Leisure ti offre un ampio parco, 5 piscine, 2000 metri quadrati di centro benessere, ben 4 ampie sale ristorante con tavoli ben distanziati, e poi palestra e tanto altro ancora. Cogli le nostre offerte, scoprile sul sito web hotelreferdinandoischia.it oppure telefona al numero 081 507 0111. E da oggi caparra zero e cancellazione gratuita della prenotazione fino a 7 giorni prima dell'arrivo. Ci siamo attrezzati per garantirti una vacanza in piena sicurezza. L'isola più bella, le 4 stelle più prestigiose, per una vacanza davvero speciale. Re Ferdinando, stupirvi è la cosa che ci riesce meglio. Coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, num doce balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. L'antica arte della ceramica, tramandata da generazione in generazione, giunge fino a noi. Keramos, maestri della creta e professionisti della decorazione, realizzano prodotti unici nel rispetto delle antiche tradizioni, realizzazioni personalizzate e su ordinazione. La passione per l'arte. Keramos, la ceramica di Ischia. Una lunga storia, senza fine. Per la salute dei tuoi amici a quattro zampe, ambulatorio veterinario della dottoressa Maria Pagano. Vieni a trovarci per visite di medicina generale, analisi cliniche con emocromo ed esami biochimici, con risultati pronti in pochi minuti, diagnostica ecografica e radiologica. Siamo organizzati per il rilascio dei certificati per le malattie scheletriche del cane. Presso il nostro ambulatorio è attrezzata una sala operatoria per chirurgia sia generale che specialistica dei tessuti molli, con impiego di anestesia gassosa, terapia del dolore e degenza post-operatoria. Offriamo servizio di nutrizione specialistico ad Ischia, in via Fondo Bosso 14, ambulatorio della dottoressa Maria Pagano, per la salute dei tuoi amici a quattro zampe. Torniamo in studio, con noi c'è Vito Manna, chiedo alla regia di riprenderlo e lo ringrazio per averci raggiunto. Stiamo parlando dell'Ischia, completeremo il discorso dell'Ischia, che non è lunghissimo, ma lo completeremo e poi torneremo sul Forio. Però io la prima domanda che ti devo fare è questa. A che ora avete deciso ieri l'esonero di Iervolino? Perché c'è giunta questa notizia, è giunta e sinceramente ci ha lasciato un po' spiazzati un po' tutti. Buonasera a tutti. Grazie per la tua presenza, Vito. A che ora? La giornata di ieri, insomma, il presidente ha deciso, insomma, di convocare tutti i soci e tutti i dirigenti e portare, diciamo, prendere questa decisione, che è stata dolorosa in primis da parte sua, poi anche da tutti gli altri. Però nel calcio si sa che succede, è successo, succederà ancora, e quando si capisce che forse non si possono cambiare 10 o 15 giocatori, è chiaro che l'allenatore poi paga per tutti. Mi dispiace dal punto di vista umano, professionale, anche personalmente, tanto, però bisogna saper scindere attività professionale che da quella, insomma, dai rapporti umani, che spero resteranno ancora a lungo cordiali. Buoni. Ce l'auguriamo tutti. Torniamo tra pochissimo, sì, sull'argomento, perché è un argomento interessante, è un argomento di cronaca, però l'Ischia merita che noi andiamo a completare anche il discorso sull'Ischia. E io la domanda che faccio a Giovanni Sasso è quella che si aspettano un po' tutti. La nuova società c'è? Sta già progettando il futuro? Come vuole organizzarsi? Ha ambizioni per progetti che guardano oltre la Serie D? Prima della Lega, dopo la partita
domenica è stato piuttosto chiaro in sala stampa, ha fatto un discorso, una disamina che è partita proprio dall'inizio del campionato, sottolineando le difficoltà che ci sono state quest'estate e preannunciando degli sviluppi. È chiaro che adesso è ancora un po' prematuro parlare del futuro, ma una cosa è certa, la certezza è che Pino si sta impegnando tantissimo, e sottolineo tantissimo, affinché la società, oltre a Biggi, abbia anche altre risorse affinché nella prossima stagione ci sia una naturale prosecuzione del progetto tecnico. Senti, si parla di vari gruppi, almeno Michele Califano, che è anche una persona ben informata, affermava: guarda, c'è il gruppo di Carlino, poi c'è il gruppo di Biggi e poi ci sono anche qualche altro piccolo gruppo che dovrebbero creare questa cordata di interesse verso l'Ischia. Mi dai conferma di questo? Sì, ci sono state le scorse settimane una serie di incontri. Il nostro Gianluca Verna è stato protagonista a bordo campo di un piccolo summit. C'era Lello Carlino, c'erano altre persone, sì, che erano venute allo stadio per assistere alla partita, ma che già precedentemente si erano incontrate con Pino Tagliaratella. Quindi persone che hanno manifestato l'intenzione, l'interesse di gli piace il calcio fatto in un certo modo, sono amanti dell'isola, sono stati fortemente colpiti dall'affluenza del pubblico. Già l'esodo di Cavati di Rene è stato quasi un biglietto da visita praticamente per l'Ischia, e quindi è chiaro che nelle prossime settimane bisognerà lavorare affinché questo interessamento venga materializzato e poi si possa iniziare a programmare per la prossima stagione. È chiaro che questo finale di campionato sarà importante sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista del futuro societario. Certamente i tempi sono diversi. Io ricordo l'Ischia degli anni 90 si basava molto anche sugli imprenditori locali. Oggi la crisi attanaglia un po' i vari settori, però la domanda è questa: c'è un gruppo anche di isolani che può partecipare o che vuole partecipare al progetto, oppure al momento restiamo solamente con una porta aperta e nessuno che avanza? Sia nella scorsa stagione che in quella attuale c'è un gruppo di imprenditori, amici di Pino, che stanno collaborando in maniera fattiva, che non bisogna dimenticare l'impegno di Peppe Borsoli, l'impegno di Alessandro Pipolo e di tanti piccoli imprenditori che anche attraverso la sponsorizzazione hanno creato i presupposti per una partnership importante. È chiaro che, non dico il sogno, ma nemmeno il desiderio, dovrebbe essere quasi una cosa automatica da parte di un imprenditore che voglia legare il proprio marchio alla principale realtà sportiva dell'isola, dare un contributo, una sponsorizzazione. Però è chiaro che questo potrebbe essere più naturale quando si crea maggiore entusiasmo, maggiore aspettativa, quindi questo potrebbe essere l'interessamento degli imprenditori esterni, che è sempre stato, noi abbiamo parlato, discusso in tutte le salse in tantissime occasioni. L'Ischia si è sempre basata quasi unicamente sulle forze esterne per fare un determinato tipo di calcio. Ricordiamo i vari Gigetto Cantone che venivano da fuori, ma lo stesso Roberto Fiore, Teodoro Stilla, Basentini, che non è schitano, l'avvocato Varriale, Roberto Coveani, cioè ce ne sono stati parecchi di imprenditori che da fuori che hanno... Scusami se faccio questa piccola parentesi, l'avvocato Varriale rispetto agli altri ha più tolto che portato, secondo me. Mia opinione. Questo, diciamo, bisognerebbe aprire una... Bisognerebbe una mia pagina. Io una volta a Reggio Isabella, nel corso di un meeting estate, ebbe uno sfogo come nei film western, c'è la pistola, però la pistola deve essere armata, una pistola senza il proiettile deve andare a giocattolo. In quel caso lì io penso che l'avvocato Variale sia stato, anche in quel caso lì, probabilmente più vittima che carnefice. Va bene, quindi... Poi dopo...
più, però alla purtroppo fine ovviamente è una situazione che è morta, certamente non è un cold case che verrà quando riaperto. Tu ti circondi di persone e gli dai piena fiducia, queste persone poi vengono meno in maniera clamorosa, in maniera magari tradendo anche quelli che sono i principi di una persona che aveva mille difetti, però io vado a calcolare pure quello che ha speso, e in passato sono sempre, adesso sono uno dei migliori amici dell'avvocato Parriale. In passato io sono stato, siamo stati quasi ai limiti della querela, quasi ai limiti dell'azione legale. Io ero anche piuttosto critico sul giornale, i tifosi lo sanno, io ho litigato spesso anche con i tifosi. Però bisogna dire, mettere i puntini sulle i, dire le cose come stanno. A volte capita che una persona spende in 2-3 anni 2-3 miliardi di lire e si ritrova a fine campionato correndo in banca per fare un bonifico, per ovviare a una grandissima, grave mancanza dei suoi collaboratori. Questa è una cosa che è storia, non fare un reclamo, un ricorso avverso la mancata iscrizione, fare il ricorso avverso la fiduzione falsa mentre la federazione ci sta scuotendo dal campionato. Queste sono pagine di è un omicidio premeditato, come la vogliamo chiamare, però abbiamo rinvangato un poco il passato, perché certe cose poi non bisogna dimenticarle. Vabbè, io dico un cold case che non verrà riaperto, perché sarà difficile riaprirlo. Chiudiamo la pagina dell'Ischia guardando la classifica, perché è importante dare uno sguardo alla classifica in questo momento di riflessione, anche perché abbiamo tanto ancora da giocare, tanti punti sono ancora disponibili. La pagina della classifica dell'Ischia, spero che la riusciamo a recuperare. Eccola. 47 punti Cavese prima in classifica, 40 Cassino in Romana, 38 Nocerina, 37 Costa Orientale Sarda, 34 Stiamare ed Ischia, 30 Cinzialbalonga, 28 San Marzano, 26 Flaminia e Trastevere, 25 Sassari Calcio Latte Dolce Anzio, 23 Atletico Uri, 22 Nova Florida, 18 Gladiatore e Budoni, 16 Boreale. Ma faccio intervenire te, Vito, una classifica che vede l'Ischia a 3 punti dai play-off, certamente un campionato più che dignitoso da matricola, da chi entra per il primo anno nel campionato, però c'è ancora da giocarsi. Tu come la vedi? Un Ischia che qualche soddisfazione se la può togliere ancora? L'Ischia sta dando continuità, sta continuando su quest'onda di un campionato interessante, perché riesce a dare continuità di risultati, e questo ad oggi bisogna dare merito a tutti i protagonisti dell'Ischia Calcio, no? Che stanno facendo un grande campionato, perché sono a ridosso dei playoff a pochi punti. Nessuno penso che a inizio anno avesse pensato una cosa del genere, anche i tifosi più sfegatati dell'Ischia, no? Quindi c'è felicità a Ischia per questo campionato. E credo che possa continuare a stare in quelle posizioni, perché comunque ha dimostrato che anche con le squadre più forti se l'è sempre giocata, ha fatto una grande partita a Cavate Tirreni. Credo che possa continuare su questa scia se non si mettono in mezzo un po' di sfortuna o qualche infortunio di qualche giocatore cardine, perché bisogna anche dire che ci sono alcuni calciatori che stanno riuscendo ad avere dei rendimenti importanti per tutto il campionato. Non è semplice avere questo tipo di situazione. Io ho scommesso da un po' di tempo che l'Ischia entrerà nei play-off. La scommessa che mi piace mantenere, potrebbe anche non raggiungerla, però certamente è lì, l'obiettivo è ancora ad un passo. Questa è la mia idea, ma voi come la pensate? Inizio dai due Giuseppe per completare con Giovanni Sassa. Io. Okay. Allora io dico playoff probabile, salvezza alla portata. Playoff sarebbe bello, e sarebbe anche scommetti tu sul playoff? Non ci scommetti? No, io ci scommetto sul playoff, ci scommetto, perché l'Ischia ha tutte le qualità per arrivarci, e secondo me sarebbe anche quel giusto premio per un campionato che fino a questo momento ha visto bel gioco, bel lavoro, un lavoro importante, e anche per tutto il contorno che sta dando i tifosi, che sono, utilizzo la parola tornati, nel senso che hanno consolidato ancora di più il loro avvicinamento alla squadra, una società che sta facendo quel passo
importante per mantenere un equilibrio stabile nell'Ischia, e quindi ecco i playoff sarebbero quella ciliegina su questa bella torta che l'Ischia ci sta tra poco, diciamo, ci farà assaggiare, utilizziamo questa metafora. Giuseppe Buono? L'Ischia ha tutte le potenzialità per entrare nei playoff, però comunque deve stare con i piedi per terra. Secondo me è molto, molto importante la partita di domenica prossima col San Marzano, perché l'Ischia avrà tante assenze, avrà assenze importanti. Se riesce a fare il risultato lì, allora secondo me può entrarci tranquillamente. Se invece con qualche assenza l'Ischia incomincia a perdere punti e altro, visto che comunque può perdere a Talamo, non solo per la partita con il San Marzano, allora, per me la salvezza è certa, però entrare nei playoff però si farà molto molto difficile. Giovanni, voi non ci pensate proprio ai playoff, vero? Io penso che una volta raggiunta la quota salvezza, mancano sulla carta 7-8 punti, poi è chiaro che senza l'assillo del risultato a tutti i costi, la squadra potrebbe continuare su questa falsa riga. L'importante è mettersi, raggiungere il risultato minimo, il risultato... quanto prefissato alla vigilia del campionato, poi tutto quello che verrà in più secondo me sarà ben accolto. Come diceva Giuseppe Migliaccio, sarebbe una gran bella soddisfazione per questo gruppo scendere ai playoff, perché da un obiettivo salvezza chiudere il campionato nella parte alta sinistra della classifica significherebbe tanto, ma anche come soddisfazione per i ragazzi che stanno facendo dei sacrifici veramente eccezionali. Ma anche creare un'immagine di Ischia vincente che può servire a far giungere sulla nostra isola calciatori per poi veramente vincere il campionato. Se una squadra vince è certamente più appetibile. Andiamo a vedere l'ultima schermata, che è quella del prossimo turno, e poi passiamo a parlare del Forio. Già ci arriva un commento sul campionato di eccellenza. Prego Giuseppe. Boreale contro Trastevere, Costa Orientale Sarda, Sarabusso Jastra, Ostia Mare, Budoni, Nocerina, Cassino, Sassari Calcio, Latte Dolce, Cavese Gladiator, Cinzia Albalonga Romana, Nuova Florida, Flaminia Civita Castellana, San Marzano, Ischia, Anzio contro Atletico Uri. Ok, partita difficile, l'abbiamo detto, un campionato che certamente sta dando grandi soddisfazioni all'Ischia. Noi facciamo in bocca al lupo all'Ischia, voltiamo pagina e iniziamo a parlare del campionato di eccellenza. Facciamo vedere subito due foto. Quella di Iervolino, esonerato nella giornata di ieri, ma io devo sottolineare il bellissimo comunicato da parte della società che saluta l'allenatore, però ne sottolinea i pregi in modo importante, non come un semplice saluto. Non siete stati formali, siete stati concreti anche nel ringraziare il mister per quanto ha fatto. Eleganti voi, certamente altrettanto elegante nel suo comportamento Iervolino in questo anno di attività. È un anno e un mese in più, mi sembra dicembre giunse, del novembre del 2022. Giunse Iervolino, e certamente è un comunicato che vi fa soprattutto onore, ma fa onore anche all'allenatore, perché si vede che i rapporti sono stati davvero buoni per questo lungo periodo, vero Vito? Allora, io c'è dispiacere nel salutarsi, però come hai detto tu, a volte bisogna prendere atto di dati di fatto. No, io personalmente ci tengo a ringraziare pubblicamente il mister Angelo Iervolino e sono contentissimo di aver lavorato questo periodo con lui da novembre 22, perché sicuramente porterò con me questa esperienza, questa conoscenza, un allenatore che non conoscevo personalmente e che mi ha dato tanto in termini di crescita anche professionale nel campo, questo lo devo dire. Perché è un allenatore molto preparato, un ragazzo che si impegna, che lavora, che mette al centro della sua vita proprio il calcio, e questo bisogna apprezzarlo. Poi è chiaro che
nel calcio può succedere che per una serie di motivi i risultati non siano quelli che una società si è prefissato. La squadra non è sempre la stessa nell'arco di un campionato, non riesce ad essere continua e allora ad un certo punto il cambio di allenatore può essere quello che mette in ordine alcune cose che stavano andando fuori posto. E quindi la società, poi il calcio non è una scienza esatta, quindi non significa cambiare, cambio allenatore significa che si ottengono dei risultati diversi, fermo restando che i risultati attuali di questa squadra, io bisogna sottolinearlo, sono sul campo, sono 29 punti, perché noi siamo l'unica squadra che ha giocato col Casoria. Abbiamo delle schermate, te lo dico, le faremo vedere noi, quindi non ti devi sbilanciare su questo. Ci tenevo a dire che il comunicato è di questo tenore, condiviso da tutta la società, perché la società ha apprezzato il lavoro del mister e bisogna anche essere riconoscenti nella vita, anche se un rapporto si interrompe, non è perché viene esonerato, bisogna in maniera secca e fredda dire state esonerato tizio e ca, bisogna anche dare i giusti meriti a chi ha lavorato e riconoscere allo stesso modo che si prova a cambiare per migliorare delle cose, perché per la proprietà può essere la scelta giusta in quel momento, però è giusto, e quindi non capisco neanche chi abbia commentato in maniera sarcastica su questo comunicato. Noi siamo una società che lavora a 360 gradi su tutto, dalla comunicazione al magazzino, a qualsiasi cosa, e ci teniamo al rispetto di tutte le figure, dalla prima all'ultima, quindi per noi era giusto dare il giusto merito a mister Iervolino per il lavoro fatto fino a ieri, e quindi per noi era giusto fare così, e se non è stato un comunicato formale che vediamo sempre, non fa niente, per noi è il miglior comunicato che si poteva fare. Il mio era un complimento. Ti ringrazio per aver apprezzato, insomma, la cosa, però allora, è giusto chiarire. Tra poco andiamo a vedere proprio tutto il cammino, i numeri, quello che ha prodotto Iervolino, le partite anche col Casoria, con l'Aversa e quant'altro. Siamo stati molto attenti ad essere oggettivi nel proporre un discorso che riteniamo serio. Carlo Sanchez, classe 74, giunge per allenare il Real Forio, allenato Marcianise, Angri ed Agropoli, però squadre che ha preso le ultime due in corsa e ha completato il campionato, però non ha mai, diciamo, iniziato un campionato se non con il Marcianise qualche anno prima. Scelta di Sanchez, come nasce? Facciamo vedere le immagini di Carlo Sanchez. Diciamo che mister Sanchez era tra i pochi disponibili di un certo livello, di una certa conoscenza della categoria, perché noi non dobbiamo dimenticare che da oltre 10 anni comunque il mister Sanchez è un conoscitore del calcio campano, dell'eccellenza, allenato anche in Serie D, e diciamo c'è una sorta di collegamento con il Forio, perché lui con il Casalnuovo del presidente delle Cave salì in eccellenza dalla promozione, e poi dopo, quando poi il Real Forio ha iniziato a giocare in eccellenza, adesso sono 10 anni, lui poi ha continuato a allenare anche il Casalnuovo, quindi non è che non ha allenato, sono 10 anni che sta nell'ambito. Sì, io ho ricordato le ultime piazze. Diciamo è un tra i pochi liberi esperti e conoscitori della categoria, lo fa per mestiere ed è uno preparatissimo da questo punto di vista, quindi speriamo che sia, ma ne siamo convinti che sia la scelta giusta. Senti, leggendo diciamo anche i commenti, però i più seri, evitiamo quelli che sono stati sarcastici. Sì. In effetti si cambia l'allenatore, come tu hai detto, ma il prodotto giocatori, cioè non si sa poi di chi è la vera colpa, perché tra allenatore e giocatore bisogna poi dopo vedere nel tempo, adesso senza l'allenatore, se questa squadra rende di più o rende di meno. Però il prodotto giocatori, secondo me, dopo i tanti acquisti, anche i cambiamenti, anche gli esborsi, che secondo me sono stati maggiori quest'anno del Forio rispetto agli anni precedenti, il prodotto calciatore non ha reso secondo le aspettative. No, non è che non ha reso, se noi andiamo a guardare in maniera... No, io dico non ha reso secondo le aspettative.
penso che vi aspettavate qualcosa in più. Il valore della rosa, come già ho detto pubblicamente anche con prima del Montecalcio, per me è una rosa che può stare tranquillamente nella stessa classifica del Montecalcio o in quelle posizioni. Ah, per come la vedo dei playoff, tu dici. Ma come la, sì, come la vedo io, ma come la vede, come la vedeva, come la vedeva anche lo staff tecnico precedente, cioè nel senso noi non è che erano dei pazzi che dicevamo che doveva esclusivamente salvarsi questa squadra, però il calcio non è una scienza esatta, è un anno particolare, ci sono un sacco di squadre forti. Ci sono stati dei momenti in cui si sono unite una serie di circostanze negative che non ci hanno fatto fare punti, ma ad oggi 4-5 punti in più per me potevano esserci. Ora è chiaro che nell'ultimo periodo si è visto un rendimento altalenante, ma la domenica, perché io che seguo tutti i giorni gli allenamenti, non posso dire che gli allenamenti venivano fatti in maniera metodica, in maniera professionale da parte di tutti, però la domenica si iniziava a notare dei cali di tensione anche all'interno della stessa partita, preoccupanti, e poi domenica c'è stato sabato, il secondo tempo che è stato abbastanza difficile da digerire, perché poi non c'è stata nessuna reazione ai gol subiti, ho visto questo. È quello che ha acceso un po' una lampadina, nel senso di dire la squadra sembra che non abbia reagito assolutamente a una situazione di difficoltà, e allora a quel punto sembrava quasi che potesse finire con un risultato più rotondo, cosa che non ci meritavamo assolutamente. Quindi quando si iniziano a vedere queste cose, poi una società deve anche capire se si può rimediare in qualche modo, e quindi prova a fare questo, ma a cambiare allenatore. Ma credo che il valore della rosa attuale sia rispecchiato non al 100%, ma all'80% quello che poteva fare, e quindi è chiaro che non è sempre una matematica, come ho detto, però è chiaro che ci manca qualcosa. Per me, come già ho detto, non è che io voglio giustificare i calciatori o giustificare l'allenatore, è chiaro che poi si deve creare anche una giusta alchimia tra tutte le componenti, e forse qualcosa ha scricchiolato nell'ultimo periodo, ma la colpa di chi è? Io non sono neanche in grado di dirlo di chi è chiaro che poi bisogna fare dei ragionamenti più profondi a fine anno, però in questo momento la società ha deciso di prendere questa decisione. Anche perché se uno spende una cifra cerca anche di avere un riscontro di punti, non dico perfetto, però quantomeno proporzionale agli investimenti fatti. Bisogna dire anche un'altra cosa. Volevo fare intervenire un attimo un commento pure ai nostri presenti ospiti, qui inizio da te Giovanni, che sei, sì, ha detto stampa dell'Ischia, dirigente della comunicazione, però io penso che chi veste gli abiti del giornalista li veste sempre, quindi con occhio attento avrai visto il forio. E qual è la tua opinione su questo cambio di rotta? Occhio attento proprio no, perché ho pochissime possibilità. Non ti giustificare. Ho visto più in televisione che dal vivo, ho visto una partita e mezza. Una perché dovevo scappare a prendere il traghetto, l'altra perché giocavamo il giorno prima, quindi ero libero. E se non mi sbaglio, però fu pure una partita che il Forio ha vinto, quindi sono stato anche piuttosto fortunato. E in effetti, all'inizio stagione, parlando un po' con tutti i dirigenti, conosco praticamente tutti. Conosci anche Vito Manna, mi sembra. Vito Manna è stato un ex calciatore di Vito, quindi ha maggior ragione. No? Un prodotto del Torrione, quindi scuola Rosario Turtora, quindi giocatori diciamo forgiati con una certa scorza. Erano un po' tutti convinti, gli amici tifosi, i dirigenti, che il Forio potesse lottare per i playoff, arci convinti, super convinti. Poi è normale che sul campo, come diceva Vito, il campo è il giudice supremo, non esiste un'equazione spesa-risultato, quindi quest'anno è andata così, però è chiaro che adesso è arrivato Sanchez, che è l'allenatore esperto, avrà fatto sicuramente delle richieste a Amato, perché non penso che Sanchez accettasse per chiudere questo campionato. Avrà un accordo già per la prossima stagione, avrà penso ben presto le idee chiare su dove e come lavorare in simbiosi con il direttore sportivo, con il presidente. Allora, Giuseppe Migliaccio, la tua opinione, cambio di rotta,
ha spiegato logicamente in modo molto chiaro la posizione il Real Forio. Io penso che vada apprezzata la scelta e anche le motivazioni della scelta. Sì, perché come giustamente ha detto il direttore sportivo di Domanna, la partita con la Marianese ha dato dei segnali importanti, ha dato dei segnali che, su cui non si poteva chiudere l'occhio, quindi era giusto intervenire e ovviamente speriamo che l'intervento porti dei risultati più che positivi. Io volevo fare una domanda al direttore Vito Manna, usufruisco della sua presenza per levarmi un dubbio, diciamo, perché c'è chi parla, lei prima ha detto ci sono stati diciamo delle sintonie che non hanno funzionato, e io allora le chiedo, soprattutto nell'ultimo periodo si è parlato di una discussione, mettiamola tra virgolette, tra mister Iervolino e Milanese, il direttore generale. Le chiedo se queste voci che girano sono vere oppure sono false. Assolutamente no, non so chi abbia potuto mettere questa voce in giro. Antonio Milanese, che svolge il ruolo di direttore generale, ma sta quasi tutti i giorni sul campo e si occupa di verificare che tutto vada per il verso giusto dall'inizio alla fine dell'allenamento. Non ha mai, è chiaro che non entra in, non come me, nella gestione tecnica della squadra. Sei tu quello che sta più vicino all'allenatore come sì, ruolo, sì, direttore sportivo. Forse io avrò litigato qualche volta, ho sbagliato qualche ultima. No, scherzo. Sì, sarà stato qualche confronto sicuramente. Non è assolutamente vero che hanno litigato, quindi è una cosa falsa. Vabbè, ma poi poteva andar via anche Milanese se avevano litigato, non per forza dare via gli Iervolino. Giuseppe, la tua opinione su questo cambio di rotta? Allora, secondo me il cambio di rotta era oggi necessario, perché il fatto che è stato escluso dal campionato anche il Real Aversa porta il Real Forio praticamente in piena zona playout, a più 10 sul Pomigliano, quindi serve un punto solamente per disputare i playout con una squadra costruita per altri obiettivi. Per salire nei playoff. Se invece non ci fosse stata l'esclusione dell'Aversa, per me si poteva anche continuare con Iervolino, perché bene o male entrare nei playoff non ci si poteva più entrare e salvarsi, bene o male la salvezza era già decisa. Io l'unica cosa che non capisco è, visto che c'era queste ambizioni di entrare nei playoff, e ne abbiamo parlato anche un paio di mesi fa e anche un mese fa, e comunque i risultati arrivavano e non arrivavano, perché non è stata presa la decisione prima? Se posso... Domanda perché eravate comunque lontani dai playoff, sempre vicini ai playout. Dice Giuseppe, se questo era l'obiettivo, perché non avete preso prima questa decisione? Ah, e poi un'altra domanda, il fatto del incide il fatto dell'Aversa, che è stato escluso dal campionato, e visto che adesso il Forio si trova in una situazione un po' pericolosa, il cambio di rotta potrebbe incidere, cioè, notevolmente rispetto al fatto che Iervolino potesse rimanere? Allora, però forse c'è un fraintendimento iniziale, all'inizio anno, sulla questione dei playoff, perché poi ci si diverte a dire dei playoff. Detto, meritavate di stare vicino al Monte sì, Carlo. Sì, però cioè... a noi non è che il presidente è venuto a dire, ci ha chiesto all'inizio anno di entrare nelle prime cinque del campionato, perché questo non è vero e il presidente Amato potrà confermare. Ha chiesto di fare un campionato diverso. Allora, noi dobbiamo anche pensare che Forio per 9 anni è stata una squadra che si è salvata ai play-out, quasi sempre ai play-out, solo una volta forse o due, ricordo, cioè, c'era anche io, adesso non ricordo neanche quante volte siamo salvati senza i play-out. Quindi quest'anno ha fatto uno step ulteriore. È chiaro che bisogna dare anche il tempo a una società di crescere insieme e di arrivare poi a dei risultati diversi. Pensare di poter fare subito i play-off con tutte queste squadre comunque attrezzate all'inizio anno, 7-8 squadre che comunque sulla carta erano superiori al Forio, era difficile, però no, giusto per chiarire. Diverso, ma non... se non eravate soddisfatti della posizione in classifica, sto arrivando a questo. Perché non avete cambiato prima?
l'obiettivo era stare da quest'altra parte della classifica, comunque divertirsi e pensare di poter ambire a quelle posizioni, anche se poi non ci si poteva arrivare. È chiaro che prima non è stato fatto, perché non si è mai pensato che poi si sarebbe poi trovati in questa situazione di fine gennaio, perché eravamo convinti che poi, recuperando tutti da dicembre, si sarebbe poi fatto una grande seconda parte di campionato. Poi per una serie di motivi la continuità dei risultati non c'è stata, e poi per quanto riguarda la Versa è una questione, non voglio paradossale, usare il termine, meglio c'è, diciamo, Antonio De Simone che fa un intervento e proprio mette logicamente sul piatto l'argomento avversa. Buonasera a tutti, campionato di eccellenza completamente falsato. Hanno tolto altri 6 punti al Forio per colpa della Lega, che ha palesemente ignorato il regolamento per quanto riguarda l'iscrizione al campionato con 2 squadre della stessa proprietà. Il Savoia e l'Aversa avevano la stessa società e quindi si è permesso a tutte e due di iscriversi, tanto per il Savoia mi sembra che una delle poche squadre che ha perso con l'Aversa, e poi oggi si accorgono dell'irregolarità e cancellano l'Aversa dal campionato. Vabbè, non è ufficiale, però bisogna aspettare il comunicato. Deve arrivare a 4 rinunce, ma già ne ha fatta una. No, c'è stato il comunicato proprio dell'Aversa che dice, sì, che ha presentato la richiesta di esclusione. Vabbè, ma non lo farà, prossimo... aspetterà le 4 rinunce, non lo so. Comunque dovesse, vabbè, avvenire questa cosa. C'è il comunicato dell'Aversa. Sì, sì, no, poi bisogna vedere se lo prende come dato di fatto la federazione oppure si aspetta le 4 rinunce. Comunque loro non si presenteranno più, quindi... Mi sembra che la situazione era proprio identica come la Lazio e la Salernitana, che la federazione aveva dato una data all'Otito per far cambiare la società. La data mi sembra che era il 31 gennaio, anche per questa situazione qua, scaduti i termini, l'Aversa non può... Questo non lo so. Chiedo scusa se faccio questo intervento a gamba tesa, perché io, come diceva Enrico, l'ha detto stampa, sì, però qua stiamo parlando di cronaca nera, non stiamo parlando di calcio, di cronaca nera. Cioè, io ho letto a più riprese una serie di comunicati da parte di questo fantomatico gruppo che fa capo al principe Emanuele Filiberto. Su eccellenza reale. Il problema è questo, su questo comunicato, il comunicato proprio che io faccio riferimento è quello in cui si palesa la totale ignoranza dei regolamenti. Cioè noi, se avessimo saputo che questo non si poteva fare, le due squadre non l'avremmo prese. C'è anche il Portici, cioè sono 3 alla fine le squadre coinvolte gestite da questo... Ignoranza legis non è scusa. Da questo fondo. Poi qualcuno potrà anche telefonare, magari scrivere anche su internet. In estate hanno fatto anche un tentativo per l'Ischia, hanno fatto una riunione al Circolo Savoia, mi sono stato anche chiamato in estate, io ho riferito a tutto anche a Pino Tagliaratella. Pino è rimasto diciamo quasi caduto dalle nuvole, perché in effetti non sapeva assolutamente niente. In quella sede si è discusso anche dell'eventualità di un ingresso, non so a che titolo, nell'Ischia. Quindi probabilmente abbiamo scampato un fosso, ma di quelli proprio tipo foibe. E il fatto stesso che mi viene a scrivere questa proprietà, mi viene a scrivere questo comunicato e lo diffonde anche sui social, mi fa capire che in effetti il livello in cui è sopraggiunto il calcio, ma non a livello regionale, qua stiamo parlando di calcio quasi a livello nazionale, un calcio semiprofessionistico, e gestirlo in questi termini, con personaggi che ancora gravitano attorno a queste società, che illudono questi presidenti, perché poi la colpa non la voglio nemmeno dare a Filiberto o alle persone che in pratica ci sono forse presi, non è colpa dei vertici, si ma sono presi la responsabilità civile, penale, amministrativa, tutte le responsabilità, chi ruota intorno a questi personaggi che sono ancora tra virgolette a piede libero, e il calcio campano purtroppo non riesce a liberarsi di questo vero e proprio cancro, e in effetti poi alla fine chi vanno a fare le spese sono le tifoserie, sono le piazze, perché Aversa con Giovanni Spezzaferri ha raggiunto livelli professionistici abbastanza buoni, lo stadio di Aversa era frequentato mediamente da 1.500-2.000 persone, e trovarsi se una piazza come Aversa, una città così importante, senza calcio dalla sera alla mattina,
Io sarei nei panni del giornalista di Aversa, nel tifoso di Aversa, sarei molto, ma molto, ma molto incazzato. Ok, perfetto. Giuseppe, prego. Ma la cosa anche più assurda è che tre società stanno tutte quante in zona play-out. Cioè vanno malissimo tutte e tre, sia il Portici sia il Savoia, poi l'Aversa addirittura era ultima in classifica. Ma la cosa più assurda è che loro, il penultimo comunicato che scrissero, loro scrissero che avevano chiesto alla federazione di metterle in due gironi diversi. Ma alla fine è la stessa cosa. Quindi, vabbè, ma perché la cosa se è si scontravano nei play-off, cosa facevi? Cioè, è proprio un fatto di mancanza di conoscenza, di ignoranza. Ignoranza legit non scusa. Non, no, vabbè, non però si può bisogna accettare. Anche fare un ragionamento su chi gestisce il calcio dilettantistico in Campania, perché poi quando ti arrivano delle domande di iscrizione in un certo modo bisogna anche un attimo capire, aspetta, chiamiamo un attimo qui, vediamo un attimo che sta succedendo, perché poi ci troveremo in una situazione difficile dove ci sono 7-8 squadre, di cui 3-4 che potrebbero addirittura stare in Serie D per gli investimenti fatti, tante altre squadre che investono, che vogliono fare un campionato importante, e poi si ritrovano con due squadre ritirate, con una trasferta dove il Forio a Casoria ha speso 2.000 euro e sono tre punti che non ha più. Chi li risarcisce quei 2.000 euro del Forio? A Aversa siamo andati in trasferta, altri tre punti, l'unica squadra che ci ha giocato il Forio, 6 punti. Cioè si troverà 9 punti fatti sul campo, che cancellati così, e quindi questo va solo a discapito dei presidenti per bene come Amato e come tanti altri che con passione investono nel calcio dilettantistico e fanno sì che l'eccellenza in Campania sia un campionato importante. Però se poi dall'altro lato, a fronte di questi grossi investimenti, ci sono queste figure dirigenziali che pensano di poter competere con questi altri presidenti, bisogna un attimo interrogarsi su chi compone i gironi, con chi fa iscrivere queste squadre, perché poi veramente... Beh, a voler pensare male, io penso ridicole. Che ci sia una certa collusione, a voler pensare male. Lo so, però siamo proprio a livelli... Allora, noi abbiamo preparato, come tu hai detto, delle schermate, pure per far capire il cammino di Iervolino, il Forio come è stato anche penalizzato da queste rinunce. Iniziamo dal campionato generale. Prego Giuseppe, che sei fronte video. Allora, questo è il campionato generale, questo qua girone di andata. È il girone di andata. Ovviamente 15 giocate. Partite giocate, 15 punti, 16 gol fatti, 22 gol subiti, media punti di un punto. Uno, però a questa classifica sono stati tolti i tre punti. I tre punti del Casoria. E anche poi dell'Aversa. Dell'Aversa, quindi sarebbero stati 21 punti realizzati, e quindi su 21 punti la media punti sarebbe stata più alta del... Sì, 17 partite giocate, 17 anche i gol fatti, la e media un gol subito. Sarebbe salita leggermente, non tantissimo, però 6 punti in più pesano. Andiamo a vedere mentre il girone di ritorno. 5 partite giocate, 5 punti ottenuti, un gol fatto, 4 i gol subiti, media punti sempre 1, anche però in questa sono stati elevati i 3 punti della partita contraria all'Aversa, considerando che il Forio contro il Casoria poi ha riposato. No, però sono 7, scusami, i punti. Allora abbiamo la vittoria con la Fragolese, il pareggio con la Cerrana, il pareggio con il Montecalcio sono 5, poi abbiamo vinto la Fragolese e Aversa. No, abbiamo levato i punti dell'Aversa perché perché già questo è aggiornato. No, queste però c'erano i tre punti in più perfetto. Con l'Aversa. No, ok, perfetto. Quindi sarebbero stati 8. Quindi alla fine 6 punti con l'Aversa e 3 con il Casoria, sono 9 punti in meno, sì, che per il Forio. La media punti di Iervolino l'abbiamo riassunto in due schermate, in un'unica schermata, chiedo di andare avanti. Eccola qui. Allora, con Aversa e Casoria, 23 giocate, 29 punti, media punti 1,26. Senza Aversa e Casoria, 20 punti, 20 giocate, media punti 1. Questa è la situazione. Certamente 9 punti pesano, però
va anche detto che la media punti di 1,26 non è una media punti importante per fare un campionato, diciamo, da pagina sinistra della classifica. No, vabbè, questo non lo possiamo dire perché poi ci sono ancora, credo, siamo a 25, altri 10 partite certamente da disputare, però, quindi in teoria si potevano fare altri 30 punti. Fotografando la situazione al momento. Sì, al momento, però in proiezione sicuramente c'erano i presupposti per poter arrivare da quella parte, dall'altra parte, ma in proiezione anche negativa si può rimanere pure a 29 punti, quindi non è che... Senti Vito, in effetti si potranno fare tanti punti, ma come ha detto prima Giuseppe, mi sembra Migliaccio, ma se l'Aversa non fosse stata cancellata si sarebbe continuato con Iervolino? No, non lo so, questo non è che la scriminante, perché non è che punti la scriminante è stata l'Aversa, perché ci sono, detto, soprattutto l'andamento fuori casa non è stato quello che ci aspettavamo, perché se andiamo a vedere i punti in casa è buona la media, quindi questa è stata un'inversione per esempio rispetto all'anno scorso. È fuori casa che ci è mancato qualcosa, abbiamo perso molti punti, quindi è lì forse che abbiamo toppato un po' e ci ha permesso di fare quello step, perché io penso 4-5 punti in più che si potevano ottenere sarebbe stato un altro discorso. Un altro campionato. Senti, guardando un po' i calciatori, un Guatieri e un Longo in più a questa squadra avrebbero fatto comodo? No, un Guatieri e Longo in più no, nel senso perché sono calciatori che non sono più nel Forio. Dico, anche per quello che hanno dato in passato nei vari campionati, ma Guatieri vi ha dato, quando ha giocato col Forio, secondo Guatieri me è stato uno dei protagonisti l'anno scorso. Ma pure quest'anno all'inizio non è andato male, secondo me. Sì, ma non era, diciamo, quello che ci aspettavamo, quello che può essere lui, perché è un giocatore tra i più forti della categoria, secondo me. Però era in un momento difficile che preferito fare altre scelte, ma senza nessun rimpianto, nel senso, perché abbiamo calciatori forti. Non ho Longo, non ho Guatieri, ma ne abbiamo tanti altri che possono sicuramente fare un grande finale di campionato. Forse non con quelle caratteristiche, però, perché mi sembra che erano due giocatori che amavano le accelerazioni, attaccare lo spazio, cosa forse che... Forse più Pietro. Pietro Guatieri, però Carnicelli, abbiamo Carnicelli, abbiamo Filosa, abbiamo Peluso che sta crescendo tanto, che è un giovane di Forio. Io non devo mai rimpiangere chi non c'è più, questo è proprio sicuro. Va benissimo. Andiamo a vedere i risultati e classifiche, entriamo nella pagina della cronaca. Prego Giuseppe. Il Forio ci arriva dalla sconfitta per 3-0 contro la Marignanese, 0-0 Castelvolturno Ercolanese, 2-1 Pompeggio Caprena Capri, 1-0 Montecalcio Puterana, 2-2 Quarto Afragolese, 1-0 Albanova Savoia, 2-0 Nola Rione Terra, 3-0 Pomigliano contro Real Aversa a Tavolino, ha riposato la Cerrana. Per una classifica che vede a 50 punti la Cerrana. Però questa è una classifica senza Aversa e senza il Casoli, che sono qui. Che sono in basso a destra, 17° e 18° posto, Aversa e Casoria escluso. Con questa classifica 50 punti la Cerrana, 48 il Pompei, 46 Nola, 35 Montecalcio, 33 Puteolana, 31 Albanova, 30 Marignanese, 29 Fragolese, 28 Castelvolturno di Ercolanese, 24 Girola Caprena Capri, 22 Quarto Afogado, 21 Savoia, 20 Real Forio, 10 Pomigliano, 5 Rione Terra e poi a 0 Real Aversa e Casoria. Ci sono gli asterischi perché ci sono le squadre che hanno fatto più partite, una o due partite in più, e le altre mentre dovranno riposare o una volta con l'Aversa oppure sia con l'Aversa che con il Casoli. Un cammino che diventa particolarissimo questo. Dovesse essere questo uno scenario, non mi sono ancora avventurato in questa classifica che mi avete fatto vedere stasera. In anteprima diventa, l'abbiamo fatto vedere. Diventa una classifica difficile, però io penso che ci siano tutti i presupposti per recuperare 4-5 posizioni.
con la rosa che abbiamo, ma io spero che il comitato trovi una soluzione a questo scempio, perché poi sarebbe una cosa veramente ridicola, non so come, però in effetti io ti chiedo, tu da un uomo di legge, che cosa ti aspetti possa fare il comitato? Qualche arresto, no? Ma è veramente non lo so perché solidarietà nei confronti di Beppe Fusaro, è stato il nostro allenatore del settore giovanile, il gruppo, perché poi alla fine è più penalizzato oltre alla piazza che di Aversa, che ha qualche trascorso di professionisti, più penalizzati sono anche i ragazzi, perché poi è stato un gruppo molto giovane, questi ragazzi dovrebbero essere svincolati. Sì, quello che penso io, perché non arrivare alla fine del campionato questi ragazzi? Dovrebbero, se è una decisione presa contro la piazza, che leggendo tra le righe di questi sembra una ripicca nei confronti della piazza, perché poi alla fine anche se i ragazzi devono andare della trasferta con mezzi propri, non penso che avrebbero difficoltà poi a trovare dei fondi per fare quest'altra 3-4 trasferta. Poi c'erano ragazzi interessanti, noi cominciamo a giocare, comunque è una squadra formata da ragazzi che vengono da settori giovanili importanti, comunque giocavano anche, si vedeva che erano ragazzi bravi, insomma. Però... La vedo Vincenzi, uscito da Peppe Fusaro, il giocatore che ha il centrocampista che è il Forì, cioè è un allenatore che ama i settori giovanili, ama sì. Diciamo giocare con tanti giovani. È veramente un peccato se si materializza anche questa che non si può chiamare esclusione, quello è praticamente un ritiro dal campionato, quindi sarebbe una pagina dolorosa, al di là dell'importanza della piazza, proprio per il prestigio del campionato di eccellenza campano, che è sempre stato di altissimo livello. Ok, abbiamo visto la classifica per la prima volta con l'assenza delle due squadre cancellate, adesso ci andiamo a vedere un po' con la partita del Real Forio con la Marianese, guardando un buon primo tempo, perché il Forio secondo me il primo tempo se l'è giocato, ha avuto pure qualche buona occasione, e poi nel secondo tempo la Marianese in effetti ha chiuso il conto con un 3-0 abbastanza rotondo. Le immagini. Si comincia, buon divertimento a tutti con Marianese, Real Forio. Parte il nuovo calcio d'angolo, il pallone lungo verso Vincenzi, va Arario sulla corsa, il destro a giro per andare a mettere lo spiovente al centro. Vincenzi ancora, mettere il pallone al centro, carissimi, c'è Sogliuzzo lì, si è divorato il gol dell'1-0 Sogliuzzo. Di Meglio arriva adesso al tempo di gioco prezioso, il cross per De Julis che arriva, Iandoli con la porta scoperta, solo con i pugni, bacio Terracino, salvata sulla linea. No, Arario se ne va da solo, sulla tre quarti, vuole la conclusione dalla distanza. Che ha aperto questo 24esimo turno del girone A di eccellenza campana. E match che ricomincia adesso. Se ne va in dribbling, mette il cross. Pallone che in qualche modo arriva da Di Meglio che si coordina. Pitiello inserisce subito per Massaro. Vuole il pallone verticale, va a tagliare il campo con bacio Terracino, un destro a giro meraviglioso, è con la classe del numero 10 contro la linea schierata dalla formazione di Iervolino, va Sannino, De Julis trova subito il 2-0 la Marignanese al 22esimo della ripresa. Ha pensato due volte alla conclusione, va dalla montagna, ci pensa lui! A chiudere Sogliuzzo e a mettere il cross. Arriva Marchetta, rimasto in avanti, trova la rete del 3-0. Evita il pressing, va al cross, Cappuccio non riesce a smanacciare per pochissimo. Arario riesce a prendersi questo pallone, adesso arriva Sannino per la battuta di sinistro. Lascia ad Oliva la battuta, Sannino mette il pallone al centro, De Julis. E arriva adesso, prima ancora della battuta di questa rimessa laterale, il triplice fischio dell'arbitro. Torniamo in studio, chiedo alla regia di abbassare l'audio. Torniamo in studio, Marco Antonio Manzi, un grosso in bocca al lupo al nuovo allenatore del Real Forio, al nuovo allenatore Carlo Sanchez. Abbiamo visto le immagini. Le abbiamo commentate prima, in effetti, un bel primo tempo del Real Forio che gioca alla pari, secondo me occasioni da gol dall'una e dall'altra parte, però equilibrata la partita nel primo tempo, non c'era nessun tipo di situazione particolare, sembrava anche ben gestita dal Real Forio, cosa che non è successo nella ripresa.
La partita è stata caratterizzata soprattutto da condizioni meteorologiche difficili, un vento fortissimo a favore del primo tempo e il Forio l'ha gestita, ha sofferto pochissimo, solo su quell'indecisione di Iandoli che ha salvataggio sulla linea, poi per il resto ci sono anche altre occasioni, chi ha visto la partita lo può dire, dove potevamo segnare. Sogliuzzo ha avuto una palla gol clamorosa, va detto. Non fare gol purtroppo... in tutte queste occasioni, poi nella ripresa bisognava stare più attenti perché poi si sapeva che sarebbe sofferto col vento contro. E poi loro la prima occasione, diciamo che Bacio Terracino ha trovato un bellissimo gol e poi è mancata la reazione, come abbiamo detto prima. Ok, quindi l'abbiamo già analizzata, tutto quello che è nato domenica è frutto di quello che è successo sabato, cosa che abbiamo ampiamente detto. Andiamo a vedere però la moviola, così ci andiamo un po' a soffermare su alcuni episodi. Prego Giuseppe. Vediamo il primo caso, che è un contrasto su Carissimi al limite dell'area, dove il direttore di gara ha lasciato giocare, un contrasto che vediamo ora con il replay a rallentatore. Diciamo. Vabbè. Molto duro. Intervento deciso del difensore, diciamo... difficilmente fischiano questi falli. Giovanni, c'è un fallo qui secondo te? Le immagini sono abbastanza chiare, il giocatore cerca di colpire il pallone, comunque lo spinge in maniera evidente, non si può dire che si disinteressa del pallone, però l'avesse anticipato l'attaccante, l'intervento è pesante. Io penso che calcio di punizione ci poteva stare tranquillamente. Però è vero anche che la prende il difensore, però sembra che il difensore faccia prima a sportellate, sì. Con l'attaccante, lo elimini e poi dopo colpisca la palla. Sembra abbastanza chiaro il fallo, secondo me, per il Forio in questa situazione. Penso che siamo d'accordo. C'era forse un non so se l'avete visto, una chiamata di un fallo al limite dell'area sui 9:15, quello là è, non lo so. Ed è proprio la prossima. Il prossimo caso di moviola che chiedo alla regia di far vedere. Penso esatto, che stava dicendo il direttore sportivo Vito Manna. In questa prima parte cerchiamo di capire un po'. Fallo di mano, i giocatori del Forio che chiedono il calcio di rigore, si va a parlare con l'assistente e viene dato un calcio di punizione proprio al limite dell'area. Nella prossima cerchiamo di capire se è giusto oppure no la chiamata del direttore di gara, grazie all'aiuto anche dell'assistente. Questo è il tocco di mano, che è abbastanza netto da capire se è in area, se è sulla linea o no, se è sulla linea oppure no. Però a terra fuori, no? La terra mano... circa un'ottantina di centimetri fuori dall'area. Però la mano sta dentro, vabbè, a capire. Vabbè, io faccio quel passo avanti prima che batta il giocatore del Forio. Però la cosa è un poco... vabbè, è dubbia. Assurda qui, diciamo che nel secondo dubbio me... mai al Forio quest'anno, purtroppo. Qui secondo proprio la regola si doveva essere ammonito il giocatore, si doveva ripetere il calcio d'angolo, perché non c'è la distanza, perché il giocatore non è a distanza, perché vediamo però se tu vedi 9:15 sta nell'aria, sta nell'aria e doveva stare fuori. No, però i 9:15 sono dentro l'aria. No, allora se possiamo c'è la linea a terra, vedi, 9:15 è dentro l'area di lui, sì, è dentro l'aria, a 7 metri da lì il giocatore sta, a 7 metri esattamente. Questa qua doveva essere il cartellino giallo e ripetere il calcio d'angolo, perché non c'è la distanza, non viene mantenuta la distanza. Anche se bisogna vedere quando parte il pallone dal piede. No, vabbè, ma vabbè, sì, è vero, però si vede che mentre sta per durante la rincorsa il calciatore, eccolo qua, già proprio avanza di un metro. Ha rischiato comunque Sannino, Ha rischiato tanto, perché se questo è Sannino, se non sbaglio, sì. No. Sì. Ok, abbiamo qualche altra immagine. Abbiamo un'altra immagine che invece per quanto riguarda la Marianese, che voleva un calcio di rigore. Questa l'immagine al rallentatore.
braccia attaccate. Piena visibilità il guardaline, no, che però prosegue la sua corsa verso il... La stessa azione di ieri sera a Milano, San Siro con il Napoli, che ieri si gira, piglia la palla con... Anzi, vabbè, Gabbia, Gabbia col braccio attaccato al corpo, quindi in questi casi qua... Vabbè, ieri... Dove? No, assolutamente. Assolutamente. Per il Napoli c'era il rigore lì. Non penso proprio. Per il Napoli, per il Forio no. La Juve di qualche anno fa probabilmente con un milanista ad hoc, sarebbe stato calcio di rigore. Stai parlando con un milanista, io lì là proprio l'Inter sarebbe stato calcio di rigore. Ok, perfetto, abbiamo compreso il tuo giudizio sulla partita Milan-Napoli. Finisce qui. Abbiamo, se non erro, proprio un altro caso di Moviola, l'ultimo, che è una scivolata con il pallone che alla fine viene recuperato da Iandoli. I giocatori della Marianese chiedono un fallo perché secondo loro questo è un retropassaggio volontario, secondo il direttore di gara no, e quindi lascia giocare. Ok, il dubbio resta perché se è un buon calciatore in quel caso può benissimo cercare anche il passaggio, mi sbaglio, Vito? Sì, però sembra in questo caso sembra di no, però vabbè, c'è un dubbio sicuramente. Vabbè. Il dubbio resta, però in questo caso aveva tutto il tempo per rilanciare anche col piede, sì, portiere Iandoli. Abbiamo visto le immagini della partita, andiamo a sentire il dopo partita. Ecco. Da quello che era il tempo, un vento molto forte, chiaramente chi si trovava a giocare vento a sfavore era obbligato sulla difensiva. La differenza è stata che noi il primo tempo abbiamo creato 4, 5, 6 occasioni nitide per poter fare gol e non ci siamo riusciti, mentre loro con 3, massimo 4 occasioni sono riusciti a mettere il pallone in porto. Chiaramente poi il risultato finale è il risultato rotondo, è il risultato pesante, ma è il risultato bugiardo secondo me, perché io credo che le squadre si siano nella difficoltà del gioco con questo tempo si siano equiparate. Ho visto una gara dove il primo tempo comunque non c'era, veramente non c'era partita, abbiamo giocato quasi 45 minuti nell'area la metà campo loro, abbiamo avuto almeno 2-3 palle nitide davanti alla porta per segnare, purtroppo è un anno che va così, ma ovviamente questo non deve essere attenuanti perché comunque alla fine è il risultato della partita che conta e il risultato non è il risultato che mi fa piacere, non è il risultato che comunque meritiamo. Purtroppo, come giustamente dicevi, è il primo tempo giocato bene, un primo tempo giocato anche con la giusta cattiveria nonostante le condizioni medio proibitive, però ripeto, l'abbiamo sempre detto, quando hai 2-3 azioni nitide davanti alla porta una devi buttarla dentro e se non siamo così cattivi da poterlo fare, poi alla fine questi sono i risultati che te ne esci da torni sull'isola praticamente con 3 gol senza un punto e alla fine la gente di questo si ricorda, perché ovviamente le persone vedono il risultato, come giustamente sia, vedono che comunque non portiamo punti a casa e si dimenticano anche di una buona prestazione del primo tempo. Comunque abbiamo giocato con una squadra come Forio, una squadra forte. Il primo tempo diciamo avevamo un po' il vento a sfavore, non siamo riusciti a giocare bene la palla, poi il secondo tempo abbiamo fatto quello che proviamo sempre e ci è venuto alla grande, abbiamo fatto un grande secondo tempo. Okay, torniamo in studio, abbiamo sentito appunto le interviste del dopo partita, più che commentare, con Iervolino va via anche lo staff di Iervolino, Vito? Sì. Sanchez porterà il suo staff oppure verrà inizialmente coadiuvato da alcuni vostri? No, viene con il suo collaboratore e poi abbiamo trovato l'accordo con Franco Verde, storico portiere e preparatore dei portieri del Forio, quindi questo sarà lo staff e si arriverà alla fine del campionato così. Ok, così si arriva alla fine del campionato, andiamo a vedere il prossimo turno del Real Forio. Si gioca col Nola, che è una signora squadra. Giuseppe, è una squadra da prendere con le molle. È una squadra anche per cercare quella vittoria che in un certo senso... Caccia grifi.
Anche però anche per quella partita dell'andata, una partita in cui il Forio giocò bene, quella beffa finale negli ultimi minuti, un calcio di punizione bellissimo sotto all'incrocio dei pali, che volendo fare anche una battuta è stato un calcio di punizione importante per il Nola, perché da quel momento in poi il Nola non ha mai più perso un inizio di, mai più perso nel senso ha iniziato una striscia di risultati davvero molto importanti. Sarebbe una vittoria molto importante per il Real Forio, per la crisi, per iniziare bene questa nuova era, per ritrovare, per trovare questa vittoria contro il Nola, anche per levarsi, diciamo, qualche sassolino dalla scarpa, diciamo, rispetto alla partita dell'andata. Però vedendo invece il quadro generale del prossimo turno, chiedendo alla regia di farci rivedere la grafica: Ercolanese Pompei, Real Forio Nola, Rione Terra Albanova, Fragolese Montecalcio, Giova Caprena Capri Pomigliano, Putolana Marianese, Savoia Castel Volturno e poi il quarto Afrogad e la Real Acerrana che riposeranno. Ok, prospettive per il Forio, tu come vedi il Forio? Uscirà da questo momento? C'è una sfida in famiglia, quindi in effetti due Sanchez sulle panchine sarà una cosa anche giornalisticamente parlando sfiziosa per i colleghi napoletani che seguono il calcio di eccellenza. Sanchez ha visto diverse partite del Forio, poi comunque è un abitué dell'isola, non conosce l'ambiente ovviamente come lo poteva conoscere Iervolino che è solano, però comunque informato sui fatti, sulle situazioni, quindi avrà le idee già abbastanza chiare in primo impatto come intervenire. È un allenatore esperto, quindi il fatto che conosce le squadre avversarie potrebbe essere un vantaggio per il Forio. Ok, siamo proprio in chiusura, un ultimo messaggio da dire ai telespettatori, ai tifosi, Vito? Domenica sarà una partita molto difficile, penso sia la squadra più in forma del momento, però ben venga una sfida affascinante come quella di domenica. Quello che voglio chiedere agli appassionati tifosi del Forio è di stare vicino alla squadra e di sostenerla sempre e di venire domenica a fare il tifo per il Forio. Ok, in bocca al lupo al Forio, noi siamo certi che uscirà da questo momento di crisi. Giuseppe. L'ultima cosa, chiudendo anche il discorso su Sanchez del nuovo allenatore, domani ci saranno le sue prime parole da neo allenatore del Real Forio, domani la conferenza stampa di presentazione e cercheremo di capire anche il suo punto di vista e la sua visione sul Real Forio. Conferenza stampa, ore pranzo mi sembra. Ore 13. 13:30, sì. Proprio degli orari per i giornalisti diventa difficile seguire queste squadre. Vabbè, tutto collegato a chi arriva dalla terraferma, all'allenamento che deve iniziare, poi dopo diventa difficile alle 5, alle 6. Insomma. Ma noi ci saremo, Vito, saremo presenti per raccogliere le... Ti faremo trovare un buffet allora. A chi seguirà di Tele Ischia, certamente ci fa piacere, ma non so, a noi di Tele Ischia. Franco Trani il dolce. Franco Trani? Il dolce. Solo il dolce? Ma sul dolce. Vabbè, allora pure il dolce per Franco. Ok, siamo proprio in chiusura, in bocca al lupo al Forio, in bocca al lupo all'Ischia, ringrazio tutti coloro che sono intervenuti e anche il nostro Gianluca Verna che è apparso e scomparso. Grazie a Giovanni Sasso, buonasera. A Vito Manna, grazie, buonasera. Ai nostri due Giuseppe, ringrazio la regia con Giuseppe, Luca, Valentina e Giovanni e appuntamento per a bordo campo a lunedì prossimo con l'anteprima del lunedì alle 18 e poi con a bordo campo il commento alle 21. Arrivederci.